Ciao a tutti, allora mi vedete con questa bellissima pettinatura perché oggi voglio provare insieme a voi una maschera viso in polvere. Ho delle imperfezioni, penso causate dal caldo, e quindi vorrei provare una maschera. È questa qua di Nakomi, questa, ed è una maschera alle alghe, olio di tea tree purificante per pelle acneica, mista e grassa. L'ho utilizzata mi sembra una volta, poi l'ho messa da parte e vado a bagnarla con il tonico alla melissa che sto utilizzando e che mi sta piacendo un sacco. Ve l'ho messo nel video top e flop del periodo che vi lascio linkato tra le schede, quindi andrò a bagnarla con questa perché io ho anche questo qua che è l'attivatore, quello per le maschere, per le argille. L'ho provato una volta ma mi ha fatto diventare la maschera tipo gelatina e non si andava a mettere sul viso, non so perché. Qua c'è scritto di mescolare la giusta quantità dell'attivatore con l'argilla o la maschera in polvere e poi va applicato sulla pelle, quindi non lo so, viene una pappettina assurda, anzi ve lo voglio far vedere, ve lo metto qua in questo cucchiaino un pochino per cercare poi di farvi vedere come viene fuori. Ho fatto un po' di macello con questa maschera, comunque la maschera è proprio bianca, una polvere bianca, argilla bianca, e quindi nel senso sembra un po' borotalco. Allora, ne volevo mettere proprio una puntina in questo cucchiaino e farvi vedere che cosa cavolo viene fuori. Diventa questa pappetta, aspettate che cerco di farvelo vedere. Ecco, non so se si riesce a vedere, probabilmente male perché non mette a fuoco la telecamera. Comunque è una gelatina pappettosa e non viene neanche omogenea, quindi per me è inutilizzabile in questo modo. Ci sono degli sviluppi. Ho appena scoperto che la cosa che fa diventare gelatinosa la maschera è la maschera e non è l'attivatore. Vedete, io l'ho fatta adesso nel ciottolino utilizzando l'acqua di melissa, guardate, cioè è un mattone, in mezzo si è solidificato, aspettate che provo a prenderlo, questo è quello che viene fuori, è un budino duro, quindi non capisco come si possa mettere nel viso. Quindi abbiamo scoperto che il floppone in realtà è questa cavolo di maschera, però qua c'è scritto appunto di mettere il liquido nella maschera, mescolare e metterla nel viso, quindi non ci sono delle indicazioni particolari, di conseguenza via, non proverò mai più a utilizzarla. Ho fatto anche una prova mettendo un'altra maschera in polvere in un piattino e mettendoci questa è venuto una maschera normale, quindi il problema non è lui, Ale. Adesso però in questo momento io volevo fare una maschera purificante e come maschera purificante in polvere non ho nient'altro, quindi non posso andare a mettere lui perché non ho maschera in polvere, ho solamente maschera in tubo o in tessuto. Andrò a fare quindi questa qua di Natura Estonica ed è la maschera assorbente. Questa l'ho provata diverse volte, devo dire che in realtà mi piace molto, quindi la vado ad applicare e poi ritorno da voi. Allora, maschera tolta, vado ad applicare il tonico. Questo tonico è ottimo per i pori dilatati, fantastico. E niente, adesso mi vado a preparare per poi uscire. Tra l'altro vi volevo dire, se siete interessati a un altro Get Ready With Me, stavo pensando appunto di farne uno e di nel frattempo rispondere alle vostre domande. Quindi se avete delle domande da fare unisco il video, mi preparo con voi con un video ask e si fa una cosa tutta insieme, tanto per non stare solamente a mostrarvi i prodotti e a truccarmi, perlomeno parliamo di qualcosa. Allora, devo dire che questa maschera qua mi sta piacendo molto, l'ho già utilizzata tante volte, in realtà credo di aver passato la metà. Mi piace molto perché è astringente anche questa per i pori, è purificante e appunto è ottima per assorbire il sebo, però non va a tirare la pelle, non la va a seccare e mi piace quindi tantissimo, adattissima per il periodo estivo, però io l'ho utilizzata molto anche in inverno e mi è piaciuta anche in inverno, quindi ve la straconsiglio. Questa qua io l'ho presa su Bio Emporio Natura, però forse si trova anche su Ecco Verde,
non lo so, comunque insomma cercate natura estonica su internet, vi viene fuori un sacco di roba. Quindi niente, io vi saluto e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!